dei QR code, come ho detto, appunto, in modo tale che, ad esempio, le immagini della fauna avicola, no, del territorio si possono scaricare e si possono vedere attraverso il telefonino. Allora, io volevo sottolineare, no, questo aspetto. Non ho voluto volontariamente raccontarvi troppo di questa guida, perché, ripeto, non è una semplice guida turistica e quindi vorrei non spoilerare troppe cose. Ci sono raccontate delle curiosità, degli aneddoti, ci sono delle cose che sono legate alla cucina locale piuttosto che dei prodotti tipici locali, e che è meglio che uno si legga, si guardi, si gusti. Se non trovate, se volete acquistare il libro, se non ne trovate abbastanza copie qui, potete sempre acquistarlo in libreria oppure nel nostro sito www.mazzantilibri.it. Potete, se volete, scaricarvi la versione digitale, perché esiste anche l'ebook naturalmente. E che dire, le funzioni di libri come queste non sono funzioni. Scostano meno, sì, è vero, allora scostano meno, per questo adesso gliel'aumento apposta. No, scherzo. Costano meno anche perché ci sono dei distributori, come ad esempio Amazon Kindle, che mettono dei tetti. No? Poi si possono anche non rispettare questi tetti, però è chiaro che dal punto di vista commerciale obbligano l'editore a fare delle scelte rischiose, no? Se uno sconsiglia l'acquisto di un libro perché è troppo caro, già nel suo, ovviamente però viene anche tutto omologato. Allora, io c'è una cosa proprio che non amo, è l'omologazione, no? La piattina. Thank you.
con l'inserimento dei QR code, come ho detto, appunto, in modo tale che, ad esempio, le immagini della fauna avicola, no, del territorio si possono scaricare e si possono vedere attraverso il telefonino. Allora, io volevo sottolineare, no, questo aspetto. Non ho voluto volontariamente raccontarvi troppo di questa guida, perché ripeto, non è una semplice guida turistica e quindi vorrei non spoilerare troppe cose. Ci sono raccontate delle curiosità, degli aneddoti, ci sono delle cose che sono legate alla cucina locale piuttosto che dei prodotti tipici locali, e che è meglio che uno si legga, si guardi, si gusti. Se non trovate, se volete acquistare il libro, se non ne trovate abbastanza copie qui, potete sempre acquistarlo in libreria oppure nel nostro sito www.mazzantilibri.it. Potete, se volete, scaricarvi la versione digitale, perché esiste anche l'ebook naturalmente. E che dire, le funzioni di libri come queste non sono funzioni. Scostano meno, sì, è vero, allora scostano meno, per questo adesso gliel'aumento apposta. No, scherzo. Costano meno anche perché ci sono dei distributori, come ad esempio Amazon Kindle, che mettono dei tetti. No? Poi si possono anche non rispettare questi tetti, però è chiaro che dal punto di vista commerciale obbligano l'editore a fare delle scelte rischiose, no? Se uno sconsiglia l'acquisto di un libro perché è troppo caro, già nel suo, ovviamente però viene anche tutto omologato. Allora, io c'è una cosa proprio che non è l'omologazione, no? L'appiattimento. Vorrei soltanto concludere, prima di lasciare alla musica, con pescando una terzina di Dante, che parlando di Virgilio dice, e questo mi è caro perché io credo che il ruolo dell'editore sia proprio questo, esattamente, che lui descrive in questa terzina, dice: tu facesti come quei che va di notte, cioè sei come quello che va di notte, e il lume porta dietro e sé, non giova perché non vede dove va, ma rende dotti gli altri, cioè illumina la strada a chi viene dopo.
ringrazio naturalmente dottor Mazzanti, ma vorrei ringraziare anche la scuola, l'associazione musicale Fidelio che è intervenuta, che ci ha intrattenuto così piacevolmente. Quindi la ringrazio, la scuola di musica Monteverdi, e noi facciamo tantissime lezioni da adesso in avanti fino a marzo, aprile anzi, e due volte alla settimana, quindi può darsi che chiediamo la vostra collaborazione in altro caso, ecco, sarebbe gradita, no? Un'altra cosa volevo dire, ecco, mercoledì prossimo, adesso iniziamo alla grande, mercoledì prossimo qui, in questa stessa sala, ci sarà Alessandro Naccarato. Alessandro Naccarato è un giornalista di Padova, che è stato consulente del governo per problemi di mafia, e verrà a fare una lezione sulla mafia in Veneto. È interessantissimo perché lui è intanto preparatissimo, e poi anche, insomma, perché importante conoscere la nostra realtà anche locale, e quindi siete tutti invitati mercoledì prossimo. Poi lui tornerà mercoledì altro e ci parlerà del terrorismo rosso e nero in Italia nei periodi poi belli più neri. Ecco, allora grazie a tutti, adesso vi lascio ancora al dottor Mazzanti. Grazie Sante, soltanto per una bellissima conclusione. Un ringraziamento all'associazione Fidelio ancora. Se non vuoi ricordare, che sono diventati collaboratrici di lunga data, perché ogni anno qui a Jesolo noi organizziamo il Festival della Letteratura di Viaggio e loro sono con noi in questo percorso che vuole unire naturalmente le discipline. E perché noi crediamo fortemente che il futuro dell'editoria e forse anche della scrittura sia quella di riuscire a mettere insieme raziocinio, lettura che è decodificazione logica di un codice, con l'emotività invece della musica e anche l'immersione nella voce dell'autore che legge il proprio libro. I nostri libri di narrativa, questo lancio un messaggio che poi può essere colto o meno, e infatti da questo autunno usciranno le novità, usciranno insieme a un tema musicale. Cioè vorremmo che chi legge il libro possa anche ascoltare un brano musicale dedicato specificamente a quel libro, che interpreta anche emotivamente la trama di quel libro. Quindi se c'è della creatività, se c'è voglia di misurarsi su questo, noi siamo a disposizione, come siamo diventati anche dei produttori a questo punto, quindi registriamo la SIAE come autori che produce il libro, ma noi crediamo fortemente in questo, cioè che il futuro sia quello della interrelazione fra le discipline, legate alla cultura in modo particolare. Quando guardate una copertina di un libro, non ditemi che non scegliete un libro anche dalla copertina. Se è bella la copertina e quindi se ha un'immagine di un certo tipo, è importante. Se lo leggete e magari potete ascoltare l'autore che legge il proprio libro, pensate quando magari sentite un giornalista che conoscete molto bene, oppure leggete un libro di Alberto Angela o di Piero Angela, naturalmente, quando lo leggete sentite la sua voce, no? Quindi, per un autore, ad esempio, che è emergente, che non ha avuto questa possibilità, stabilire un rapporto, una nuova esperienza di lettura con il suo lettore, è secondo voi il futuro del libro di carta. Aggiungendoci, non ultimo, quello che nel cinema esiste da sempre. Inizialmente, prima del parlato, c'era la musica. E poi la colonna sonora di un film. Quante volte voi sentite un brano dite e vi viene in mente il film di cui quel brano era la colonna sonora? Si accompagna alla vicenda, vi fa tornare in mente. È una forma di immortalità, no? Di un'opera, quella di riuscire a rimanere legata emotivamente nel ricordo delle persone che l'hanno letta e ascoltata. Ecco, io spero che questo possa essere.